Buongiorno, buongiorno da Daniela Minerva, buongiorno ad Antonio Bartorelli, direttore della cardiologia interventistica del Centro Cardiologico Monzino di Milano, che è collegato con noi da Milano. Buongiorno professore. Oggi buongiorno. Parliamo di cuore, parliamo di come facciamo a capire se il nostro cuore ha dei problemi, anche perché sappiamo bene che le malattie cardiovascolari sono diffusissime, sono ancora la prima causa di morte in Italia, se la battono con i tumori, e sono senz'altro la prima causa di malattia nel paese. Sono tante le malattie cardiovascolari, chiaramente quello che conosciamo tutti e di cui abbiamo tutti paura è l'infarto, l'ictus, ma sono anche, ce n'è una intera gamma. Ne parliamo perché domani su Repubblica Salute, il supplemento di Repubblica, pubblichiamo il resoconto di due grandissimi studi americani, studi clinici, che hanno stabilito come facendo 5 test abbastanza semplici, poi chiederemo al professore quanto semplici, 5 test abbastanza semplici, combinandoli in un qualche modo riusciamo a capire se e quanto il nostro sistema cardiovascolare è a rischio. Ma il tema è molto ampio, perché siamo tutti continuamente sottoposti a una quantità di informazioni. Controlliamo il colesterolo e controlliamo il colesterolo. Controlliamo i trigliceridi, controlliamo la proteina C-reattiva, controlliamo un po' tutto, andiamo a fare l'elettrocardiogramma da sforzo, insomma alla fine c'è una quantità di informazioni, anche una quantità di cose che dobbiamo fare per capire cosa sta succedendo al nostro muscolo principe. E quindi io vorrei partire, poi abbiamo delle domande dei nostri lettori che porremo al professor Bartorelli, ma io innanzitutto gli voglio chiedere, professore, un individuo sano, adulto, che cosa deve fare per capire se ha il cuore che tutto sommato può dare qualche problema o no? Allora, prima di rispondere alla domanda devo aggiungere qualcosa a quello che lei molto correttamente ha detto. Le malattie cardiovascolari sono ancora la causa primaria di morte. Lei ha parlato dell'infarto miocardico acuto, che è l'evento che fa più paura. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la mortalità di infarto dagli anni 70 a oggi si è ridotta di 5 volte. Era circa il 20%, 25%, oggi siamo al 3-4%. Quindi questa è una grande conquista della medicina cardiovascolare moderna. Venendo alla domanda, sicuramente, anche se voi uscirete domani con questi test che sono stati confermati da studi su ampia popolazione, la prima cosa che io chiedo sempre a un mio paziente è l'anamnesi familiare. Purtroppo le malattie cardiovascolari, soprattutto la malattia delle coronarie, che è quella che porta all'infarto, riconosce una familiarità. Quindi la prima domanda è: avete avuto in famiglia dei fatti cardiaci infartuali? E questo già è un elemento che pone le basi per poi gli ulteriori indagini che si possono fare. Sicuramente un elettrocardiogramma banale può darci un'informazione su quell'evento che a volte accade, neanche tanto raramente, l'infarto silente, quindi l'elettrocardiogramma è già alterato di base. Teniamo però presente che un elettrocardiogramma normale non esclude la malattia, e questo è il motivo per cui nei soggetti a rischio che hanno fattori quindi di rischio aterosclerotico multiplo facciamo altre indagini più approfondite. Oggi dobbiamo fare di tutto per fare diagnosi precoce, perché solo così possiamo evitare l'evento maggiore che è l'infarto miocardico acuto. Ricordiamoci che in oltre il 50%, 60% dei pazienti l'infarto è il primo sintomo, quindi non dà segni premonitori, e questo è un elemento che ulteriormente spinge a fare diagnosi precoce. E per questo i medici di base e anche i cardiologi prescrivono oramai diversi esami. Una nostra lettrice, Elisa, ci dice che lei ha la lipoproteina A altissima, più di 240, e ha una storia familiare di malattie cardiovascolari. E chiede, professore, quali esami deve fare? Come fa ad abbassare questa lipoproteina, Elisa? Allora, bisognerebbe sapere quanti anni ha la paziente, perché dobbiamo ricordare che
donne hanno un rischio paragonabile a quello dell'uomo di avere una malattia cardiaca, soprattutto aterosclerotica. Non dimentichiamo che la causa primaria di morte nella donna non sono le malattie oncologiche femminili classiche, ma è l'infarto del miocardio. E l'altro punto da ricordare è che la donna, se va incontro a patologia aterosclerotica coronarica, eventi coronarici acuti, ritarda di circa 10 anni l'evento rispetto all'uomo. Quindi, sicuramente nella post-menopausa il rischio comincia ad aumentare. Direi che la paziente deve assolutamente valutare gli altri eventuali fattori di rischio. Se fuma, deve assolutamente smettere di fumare. Se ha anche elevati valori di colesterolo e di HDL, cioè delle lipoproteine ad alta densità, deve valutare se iniziare una terapia ipocolesterolemizzante, valutare di non avere un'alterazione metabolica della glicemia, quindi un iniziale diabete, e se ha una pressione alta, sicuramente oggi esistono dei farmaci per normalizzare la pressione arteriosa elevata. Infatti, colesterolo. Allora, il colesterolo se ne parla tantissimo. C'è anche un enorme business che si muove attorno alle cose che più o meno possono abbassare il colesterolo. Una nostra lettrice, che è già in menopausa perché ha 60 anni, dice di avere il colesterolo alto. C'ha alto l'LDL e c'ha l'HDL a 54. Gli altri parametri, dice, sono normali, faccio una vita sana, eccetera. Ma io devo abbassare, si chiede Antonella, devo abbassarlo questo colesterolo con i farmaci? Perché in realtà c'è, io le pongo questa domanda, professore, perché effettivamente sul parametro colesterolo si dice di tutto e di più e a volte si ha la sensazione che vogliano per forza abbassarci il colesterolo perché hanno un sacco di presidi in grado di farli, a carico del Servizio Sanitario Nazionale e anche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, per quanto riguarda l'ipercolesterolemia, ci sono dei pazienti che hanno ipercolesterolemia, hanno un alto HDL, che ricordiamo è la lipoproteina ad alta densità, quella che protegge le arterie, e possono avere anche associato un aumento della lipoproteina a bassa densità. Questi soggetti spesso non hanno aterosclerosi, e soprattutto se esami ulteriori dimostrano che sono esenti da aterosclerosi, beh, l'indicazione a dare a vita un farmaco ipocolesterolemizzante come le statine è abbastanza modesta, direi l'indicazione è debole. Al contrario, un paziente che abbia una dislipidemia con elevato colesterolo, con elevati valori di LDL e con bassi valori di HDL e che abbia già dei segni di aterosclerosi, le faccio un esempio. Basterebbe un Doppler delle carotidi che dimostri un iniziale interessamento aterosclerotico delle carotidi per indicare che il rischio di questo soggetto è sicuramente più elevato e che quindi ha un'indicazione a fare una prevenzione primaria nei confronti degli eventi. Se poi uno ha già avuto un evento cardiovascolare, beh, lì non ci sono dubbi. Va protetto con una statina che ha dimostrato di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari in maniera molto significativa. Insomma, non ci sono dei nemici numero uno a prescindere, bisogna sempre valutare la situazione complessiva, bisogna mettersi nelle mani di un bravo medico, di un bravo, innanzitutto di un bravo medico di base, se serve di un bravo cardiologo che valuterà la situazione complessiva, familiarità, esami del sangue, fa fare qualche esame in più per vedere se già la situazione è compromessa e poi decide se dare o non dare farmaci, se procedere o non procedere in un qualche modo. Questo ci sentiamo di ripeterlo ogni volta perché non c'è la ricetta magica, non c'è per niente e non c'è neanche per la protezione del cuore. Però, professore, allora è un po' difficile per un lettore, per un uomo della strada, per una come me che non sa niente, capire veramente se devo andare in ansia perché ho il cuore a rischio. E infatti un altro lettore ci chiede, io ho la pressione alta, ma come faccio a capire se sono davvero a rischio infarto? Cioè la pressione alta di per sé mi espone a rischio infarto?
così come l'altra lettrice ci chiedeva, ma il colesterolo, ma io cosa, me ne, cosa devo fare per questo colesterolo? Insomma, c'è molta confusione attorno al cuore e quindi vale la pena di capire davvero anche rispetto alle... Domani con salute ci sarà questa, c'è questo dossier che cerca di rispondere a qualche domanda, però vale la pena di capire davvero cosa si deve fare. Ci faccia gentilmente un elenco di cose che una persona che non ha sintomi e che in tutto sommato si sente abbastanza bene deve fare per capire se ha il cuore a rischio. Allora, se parliamo di rischio di infarto, sicuramente l'ho detto prima, se i genitori di questa persona hanno avuto un infarto e se l'hanno avuto soprattutto in età giovanile, questo è un fattore di rischio importante. Se associato a questo c'è un'ipercolesterolemia, cioè un valore alto di colesterolo nel sangue, è un altro fattore di rischio. Se il soggetto, maschio o femmina, è un forte fumatore, aumentiamo il rischio ulteriormente. Se è iperteso, un altro fattore che si associa. Se ha una dislipidemia ed eventualmente una stimolazione metabolica, cioè ipertensione, iperglicemia e obesità, e beh, se tutti questi fattori sono insieme, io sono molto favorevole a sottoporre il paziente a indagini di secondo livello, più approfondite, per escludere la presenza di una patologia che un giorno può svelarsi con purtroppo un evento acuto. E non dimentichiamo che gli eventi sono spesso acuti e inaspettati. Quindi l'indicazione a fare degli esami più approfonditi vi è assolutamente. Voi nell'articolo di domani, che gentilmente ho visto in draft, citate ad esempio un esame che oggi permette di visualizzare le coronarie in maniera non invasiva. Non è più la coronarografia, è la TAC coronarica. Ormai molti ospedali hanno a disposizione questa tecnologia e devo dire... Ammettiamo un paziente di 58 anni che ha tutti questi fattori di rischio, quindi giustamente dice non voglio avere un infarto come ha avuto mio padre, bene, se sottoposto a questo esame e questo esame mostra che le sue coronarie sono pulite, non hanno cioè depositi aterosclerotici, questo soggetto è praticamente a rischio quasi zero. Al contrario, se ha già delle alterazioni aterosclerotiche, anche se i restringimenti non sono critici, beh, deve fare una prevenzione più spinta, ma a volte addirittura vediamo dei pazienti che, pur essendo totalmente asintomatici, hanno già dei restringimenti molto critici, e beh, lì si interviene tempestivamente e li salviamo da un evento acuto. Ecco, quindi diciamo che se ci sono tutti questi fattori che lei ha elencato, bisogna andare dal cardiologo. In assenza di questi fattori, forse basta chiedere consiglio al medico di base, obbligandolo a darci un po' retta. A volte i medici di base si distraggono, ma poi se tu gli stai dietro ti danno retta, e quindi magari sentire e farsi seguire in queste fasi da lui. Invece, se ci sono questi segni che ha elencato il professore, è bene rivolgersi a un centro specializzato che è in grado di fare anche questi esami non invasivi. Un'altra lettrice, un altro lettore, anzi lettrice, Maddalena, invece lei ha un problema perché ha un prolasso della valvola mitralica, ha la lipoproteina A molto alta, e quindi stiamo parlando quindi di una persona che è già, diciamo, un po' nei guai, e vuole sapere se c'è solo la terapia cardiochirurgica o ci sono anche terapie farmacologiche che possono aiutarla. Allora, la patologia di cui è affetta questa persona è una forma del tutto diversa rispetto alla patologia di cui abbiamo parlato prima. È una degenerazione, solitamente noi la chiamiamo mixomatosa, della valvola mitrale. La valvola è formata da un tessuto più lasso di quella normale e quindi prolassa. Cosa vuol dire? Che quando si chiude tende a fare un po' vela, tende a essere un po' ridondante. Bene, se questa ridondanza non si associa a una mancata coaptazione, la chiamiamo noi, cioè chiusura della valvola, quindi se il sigillo della valvola è perfetto e non c'è un'insufficienza della valvola, la prognosi è assolutamente favorevole e quindi non c'è nessun motivo di allarme. La paziente è sufficiente che faccia dei controlli seriati con un semplice ecocardiogramma per vedere che la valvola continui ad essere ben continente. Al contrario, se la valvola
mixomatosa è anche gravemente insufficiente, beh, bisogna valutare quanto questo rigurgito di sangue ha impattato sul suo cuore e se ha impattato negativamente sul suo cuore nella forma di una dilatazione del ventricolo, allora bisogna correre ai ripari. E oggi direi, a seconda dell'età, abbiamo varie tecniche che sono invasive, ovviamente, che vanno dalle tecniche chirurgiche alle tecniche endovascolari, in rapporto appunto all'età e ai fattori di rischio della paziente, per correggere il difetto della valvola. Ripeto, se la valvola è gravemente sufficiente, cioè se perde in maniera severa. Grazie. Allora, abbiamo la buona notizia, che la buona notizia è che l'incidenza delle patologie cardiovascolari rimane molto alta, ma la mortalità è, diciamo, in diminuzione. Comunque ci sono molte cose che possono essere fatte per rimettere in sesto il nostro cuore. La buona notizia è che ci sono sempre più test del sangue o strumentali che sono in grado di capire, di fare la diagnosi precoce, che il professor Bartolelli ci ha detto è l'elemento fondamentale. Diagnosi precoce, attenzione, attenzione ai fattori di rischio come il fumo, come l'alimentazione, l'abbiamo detto tante volte. Per cui sul cuore, tutto sommato, avete sentito che ci sono tantissime possibilità, c'è un certo ottimismo. Quindi, se volete saperne di più, domani in edicola con Repubblica c'è salute. Per il momento, grazie ad Antonio Bartorelli, direttore della cardiologia interventistica del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Grazie e arrivederci. Grazie.